Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Avete visto il titolo? Piccola bomba da parte della Honda, è arrivata la conferma ufficiale dell'arrivo della nuova CBR 600RR. Quindi ragazzi, la moto effettivamente esiste e arriverà sul mercato il prossimo anno. Si pensa sia in Cina, sia in Giappone che anche sul mercato europeo. Questa ragazzi era una news data qualche mese fa da Young Machine. Ve ne ho parlato appunto in un video dedicato apposta. Diciamo che Young Machine ha fatto uscire questo rumors sulla sua comunque rivista giapponese, nella quale si parlava appunto di questo nuovo ritorno al CBR 600 con un modello nuovo. Ed effettivamente, ragazzi, Young Machine ci ha preso ancora una volta. Ci ha preso sia sulla moto che doveva arrivare, sia su come effettivamente era fatta questa moto. Poi comunque la vediamo insieme. Anche se comunque l'avete vista un po' in piccolo nella copertina di questo video. Due parole magari ragazzi su Young Machine. Young Machine ci prende così tanto comunque sulle case giapponesi, soprattutto sulla Honda, perché la rivista stessa è giapponese. Da quello che si dice sembra che lei, questa rivista, abbia comunque dei contatti con chi lavora dentro comunque gli stabilimenti della Honda e delle altre, Kawasaki, Suzuki, Yamaha. Ed è per questo che effettivamente ci prende. L'anno scorso ha anticipato 8 mesi prima del suo arrivo all'ECMA la nuova CBR 1000 della Honda, adesso quest'anno ci ha preso sul nuovo CBR 600. Allora, prima di parlare un po' sul CBR 600, ragazzi, vi ricordo che qualche giorno fa vi ho fatto un video sulla nuova Yamaha R7. Era un video, anche in questo caso, basato su un rumors sempre di Young Machine. Qui di fianco vi lascio la foto che Young Machine ha messo in copertina sull'ultimo numero appunto della sua rivista, e si vede la moto, questa Yamaha R7, che dovrebbe essere una sport tourer basata sull'attuale MT-07, affiancata alla CBR 600RR. Ora, facendo uno più uno, se sulla Honda ci hanno preso, probabilmente ci hanno preso anche sulla Yamaha R7. Quindi ragazzi, dovremmo vedere arrivare anche la nuova Yamaha R7. Ma torniamo comunque sul discorso CBR 600, ragazzi, perché la notizia effettivamente secondo me è molto molto interessante, anche se comunque, poi ne parlo dopo, parliamo di una moto per configurazione un po' troppo anacronistica, ovvero nel 2021 ancora parlare di 600 4 cilindri, siamo un po', ecco, andati avanti con gli anni, sono arrivati nel tempo dei motori più interessanti, più sfruttabili, più godibili, soprattutto in strada. Comunque, CBR 600RR, ragazzi, qui di fianco vi lascio la foto della moto in grande. L'annuncio, la conferma della Honda è arrivato ieri in mattinata, quindi è tutto ufficiale. La Honda lo ha confermato. Queste qua sono le prime immagini che vedete, appunto, che la Honda ha divulgato. Questa qua è una conferma, arrivata ieri. Hanno fissato una data comunque di presentazione di questa moto per il 21 agosto. Quindi il 21 agosto, che dovrebbe essere, penso, un venerdì. Diciamo che la Honda rilascerà tante immagini, diversi video sulla moto e poi capiremo come sarà effettivamente fatta a livello di potenza, a livello di coppia, ciclistica, ci sarà comunque il prezzo, disponibilità, elettronica, eccetera, eccetera. Questo qua diciamo che è un primo incontro con la moto, no? Un assaggino che la Honda ha voluto dare un po' agli appassionati. C'è l'immagine e c'è anche un video. Per il discorso video, che dura circa 1 minuto, promozionale, dove si vede un pochettino la moto in qualche dettaglio, vi rimando alle info di questo video. C'è un link che vi ho messo io, ci cliccate e vedrete quello che è appunto il video ufficiale della Honda su questo CBR 600. Ora ragazzi, parliamo un attimo di cosa sappiamo e di come è fatta questa moto, partendo un po' dal design. Avete visto comunque, state vedendo com'è fatta, è sicuramente molto bella da vedere. Forse io nel 2020-2021, quando la moto uscirà, mi sarei aspettato comunque un passo in avanti sul discorso estetica, ovvero la moto somiglia un po' troppo al CBR 600 del 2003. Nel tempo comunque il CBR è sempre rimasto abbastanza uguale a se stesso. Di fatto ogni anno, ogni versione cambiava sempre e solo, diciamo, la parte anteriore, quella dei fari. Per esempio, anche sull'ultima uscita in Italia, la 2016, era una moto molto somigliante comunque al primo modello, prima versione del 2003. E anche in questo caso, 2020, è una moto comunque che riprende un po' troppo le linee, il concetto del CBR 600, visto però quasi 20 anni fa. Quindi forse in quanto Honda io avrei fatto dei passi un po' in avanti sul design, no? Come ha fatto la Yamaha. La Yamaha, l'R6 nuova, è una moto comunque molto diversa ad un modello comunque molto apprezzato come era quella del 2006.
Comunque, vabbè, ragazzi, la moto è così. Parte posteriore si può vedere comunque lo scarico che rimane ancora comunque sempre sotto sella. La parte laterale, comunque, ancora le carene somigliano alla versione comunque 2003, quindi rimane abbastanza invariata. Cambia nella parte anteriore. Come ha detto Yang Machine nei rumors iniziali, la moto somiglia, riprende il nuovo CBR1000. Effettivamente, diciamo che i fari full LED sono molto più aggressivi, il design è molto più bello, la moto in sé è molto più cattiva. Detto questo, abbiamo anche le lette aerodinamiche, quindi hanno messo anche su questa moto le appendici aerodinamiche. Che però, vedete da questa immagine un pochettino sfocata, sono diverse rispetto alle alette montate su CBR1000. Questa qua è una piccola delusione, no? Perché io pensavo che arrivassero le alette, secondo comunque anche i rumors, le alette sarebbero dovute essere comunque simili a quelle del CBR1000, no? Che sono molto belle da vedere, perché comunque sono tre alette messe una sopra l'altra, lateralmente sulla carena, colpiscono a primo impatto, no? Invece sul CBR600 hanno messo delle alette che sembrano quasi un po' aftermarket. Discorsi invece utilità elettrodinamiche, se servono o se è solo marketing, ragazzi, la risposta è molto semplice. Su una moto da 120 cavalli sportiva, un'elettrodinamica è solo marketing, non serve assolutamente a niente. Le alette, vi ricordo che nascono su moto tipo la Panigale V4R, su moto comunque con una certa potenza, utilizzate in pista per fare il tempo. Lì servono le alette. Su moto più stradali come 600 medi, ragazzi, non servono a nulla. Discorso elettronica, ragazzi, non si sa niente. C'è qualche ipotesi sul discorso traction control, cioè dovrebbe avere questa moto comunque in elettronica più evoluta rispetto a quella del 2016. Dovrebbe avere traction control, ABS, dovrebbe essere il nuovo ABS della Bosch, piattaforma inerziale, antimpennata e poi quick shifter. Questo è quello che si vocifera. E poi invece quello che si sa, che si vede, è la strumentazione nuova. Abbiamo la strumentazione TFT nuova della Honda CBR1000, molto bella, molto grande, molto belleggibile. Tutto questo è quello che sappiamo sul nuovo CBR600, ragazzi. Discorso motore, anche qua ci sono due rumors, ovvero chi dice che sarà classico 4 cilindri 599 o comunque un 600 da 120 cavalli, c'è chi dice che la variante europea. Quindi dovrebbero esserci due versioni, una asiatica e una europea. La variante europea, che arriverà anche in Italia, dovrebbe avere un motore 650, quindi sempre 4 cilindri, però 650 Euro 5 con una potenza un po' più elevata, no? Per non far perdere comunque potenza con l'arrivo dell'Euro 5. Quindi diciamo che ci sono due voci, non c'è una conferma, lo sapremo il 21 agosto questo. Ora, discorso prezzo non si sa, quindi per quanto riguarda il prezzo, diciamo che potremmo magari ipotizzarlo, cioè se la nuova R6 costa 14.000 euro, se la nuova Ninja 2020 va a costare 12.000 euro, il CBR che l'ultima volta che è stato visto in Italia costava nel 2016, 4 anni fa, costava 11.000 euro, mettiamoci dentro comunque l'inflazione, mettiamoci dentro l'elettronica più evoluta, mettiamoci dentro il design nuovo, elettrodinamiche, quindi studio dell'aerodinamica della moto, sicuramente sarà una moto più costosa. Potrebbe andare a costare attorno ai 13-14 mila euro. Dubito che possa costare più dell'R6, perché già l'R6 costa troppo ed è una moto che, pur essendo bella e valida, vende molto poco. Quindi non penso, ecco, che la Honda si spinga oltre i 14 mila euro. Quindi verosimilmente, ragazzi, il prezzo di questa moto andrà dalle 12 alle 14 mila euro. Ora, tutto molto bello, tutto molto interessante. A me è una cosa che onestamente piace molto, cioè mi piace parlare nel 2020 di un CBR600RR perché io amo comunque la categoria, amo il genere comunque sportiva 600 4 cilindri. Sapete che io possiedo un GSX-R600 K8, è una moto di cui sono innamorato per ciclistica, per impostazione, per come va. Anche se mi rendo conto, su strada nel 2020 ha dei limiti, ovvero se vuoi divertirti è una moto che comunque devi tirare, devi far comunque girare bene in alto, perché il motore 4 cilindri 120 cavalli classico è un motore comunque morto sotto gli 8000, quindi ecco, per sfruttarlo dovreste comunque andare molto veloce sulla strada. Sappiamo che c'è il traffico che è aumentato, sappiamo che le strade sono messe male, non solo in Italia, è un discorso che vale in tutto il mondo. Sappiamo che ci sono i telelaser, sappiamo che ci sono i tutor, insomma, ecco, non è più possibile andare veloci in strada come si faceva nel 2005-2006. Discorso sempre CBR600, ragazzi, è
interessante ed è una notizia secondo me bomba, ovvero dicevo wow, mi piace parlarne, però forse io avrei puntato su un altro tipo di moto. Nel 2020 avrei puntato, 2021 avrei puntato su un ipotetico CBR 800, CBR 900RR con motore non più 4 cilindri, ma avrei fatto più un 3 cilindri. Perché vi ho detto, 4 cilindri 600 è un motore limitante sulla strada, no? Dovete utilizzarlo o andare in maniera molto aggressiva, molto veloce per potervi divertire. Un motore invece 3 cilindri 800-900, per esempio, quello dell'MT-09, è un motore più divertente, è un motore più sfruttabile, più godibile, sulle strade comunque normali, sui passi di montagna, è una moto con più coppia, è una moto che prende la coppia dei due cilindri bassi con l'allungo dei quattro cilindri, quindi è un ottimo compromesso, no? E poi ci butta dentro questi 120 cavalli, 115 dell'MT-09, insomma, io avrei fatto una moto diversa, avrei puntato a fare un CBR 800, CBR 900, con una potenza sempre uguale a 120 cavalli, però per fare concorrenza magari a una Panigale V2. Quindi la moto in sé è interessante, però forse è un po' anacronistica. Ecco, l'avrei vista bene questa moto magari toh, 5 anni fa, ma al giorno d'oggi sono arrivate comunque delle moto con dei motori nuovi, configurazioni nuove, che ecco, hanno fatto passare di moda i 600 4 cilindri. Quindi per esempio dicevo l'MT-09. MT-09, ragazzi, è una moto che nonostante listino Yamaha ci sia l'R6, Kawasaki venda la Ninja 636 2020, la 09 è una moto che in Italia, ma anche comunque nel mondo, vende parecchio. Addirittura vende leggermente meno della Kawasaki Z900 che è nelle top 10 moto più vendute a luglio. È una moto che vende molto perché? Perché costa meno di una sportiva, però comunque il motore è più godibile sulla strada, è un motore divertente, più pronto ai bassi e medi di una sportiva 600 ed è per questo che ha così tanto successo. Quindi insomma, nel 2021 io avrei fatto un altro tipo di moto. Le sportive 600 sono belle, le aggiornerei su dei motori comunque nuovi. Per esempio vi ricordo la news, sempre di Young Machine, che però sembra che abbiano smentito alla fine, perché poi si parla di un R7, una news qualche tempo fa che vi ho fatto sulla Yamaha R9, ovvero una possibile Yamaha, una specie di Yamaha R6 con motore però 3 cilindri 8,50 di cilindrata, cioè il motore CP3 della MT-09, che sono motori molto divertenti, no? Cioè molto più godibili sulla strada. E immaginatevi per esempio una, non lo so, una MT-09 in versione moto sportiva, credetemi che sarebbe una moto super stra divertente. Questo ragazzi comunque è quello che penso io sul CBR 600, insomma una moto bella, interessante, da vedere sicuramente bellissima, però anacronistica. C'è poco da dire ragazzi, le sportive 600 erano moto che andavano in voga anni fa, adesso anche a livello commerciale vendono poco, per esempio a listino abbiamo l'R6 nuova che costa 14.000 euro, abbiamo la Ninja 636 nuova 2020 che va a costare 2.000 euro in meno, 12.000, sono moto che vendono poco. Non solo in Italia, che sono addirittura fuori dalle top 100 moto più vendute, quindi vuol dire che vendono veramente poco, ma anche nel resto comunque dell'Europa. Ci cioè sono moto che ormai sono più di nicchia le sportive 600, no? Guarda caso, diciamo, a supportare la mia tesi sulla cilindrata 800-900, l'unica sportiva media, tra virgolette, che vende molto bene in Europa è la Panigale V2. La Panigale V2, ragazzi, è una bicilindrica. Cos'è, mi serve un 955 di cilindrata, è una moto stracostosa, 18.000 euro, non è una Maxi, non è una Panigale V4, mette in campo una potenza di 155 cavalli, nonostante il prezzo è una sportiva media che vende veramente un macello. Perché vende? Non solo perché è Ducati, ma anche perché comunque è diciamo, una moto con più potenza, più coppia, più divertimento come motore rispetto a una sportiva 600 che ormai ragazzi un R6 o una 636 della Ninja sono moto, dicevo, ormai passate, anacronistiche. Invece una possibile CBR 900 magari poteva fare concorrenza a una Panigale V2. Questo ragazzi è quello che penso, dicevo, disponibilità della moto quando arriverà sul mercato l'anno prossimo arriverà sul mercato cinese e mercato europeo, questione prezzo, vedremo un po' quanto costerà il 21 agosto. Dato questo, lasciate un like se vi è piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se la moto vi può interessare, se la moto diciamo l'acquistereste, perché è una moto che arriverà prossimo anno, se magari ad un prezzo di 13-14 mila euro potrebbe interessarvi oppure no. Ripeto, secondo me ci sono soluzioni
non sportive, ma naked medie più interessanti a livello di motore, più divertenti da utilizzare sulla strada rispetto a una sportiva 600. Lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale YouTube e quello Instagram, il link del backer ufficiale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!